Perfetto. Sì, così. Dentro ci sono due bevande orribili e solo una bevanda buona. Scegliete una cannuccia e bevete. Se entrambi berrete la bibita disgustosa, avrete perso. No, ci risiamo. Buongiorno ragazzi, io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo noi della chiesa di Lillo? Ed insieme! Ed insieme, sì, ed insieme! E quello che ha parlato poco fa è il dottor Timothy. Da quando ci siamo trasferiti qui, nella nuova casa, il dottor Timothy ha cominciato a inventare nuove sfide. E tutto perché adora questa casa e vorrebbe venirci a vivere lui cacciandoci. Che state combinando? Calmatevi. Parlate e dialogate. Non capisco più quando giocano e quando litigano. È uguale. Penso che stavano litigando. Insomma, ha vinto lui, vedi? Ha preso il posto di Micia. Ah, voleva il personale dell'insieme. Ok, ok. Povera Micia, dove sei? Quindi il dottor Timothy ci sfida per avere in cambio la nostra casa. Se perderemo una delle sue sfide, verrà qui per cacciarci via. Comunque, abbiamo sempre vinto quasi tutte le sfide. Quindi resisteremo anche stavolta. Fai vedere cosa c'è qui dentro. No, no, fermo! Non puoi! Torna qui! Hai capito la sfida? Non possiamo andare a guardare che bibite ci sono lì dentro. Dobbiamo soltanto berle. Guardate, in questa scatola ci sono soltanto dei buchi qui su. Ed escono delle cannucce colorate. Vediamo. Oh, guardate! C'è un barattolo! Anche qui! Ci sono dei coperchi e non si riesce a vedere proprio nulla. Chissà che cosa c'è qui dentro, ho un po' di paura. È la sfida delle bibite disgustose! Ci sono tre cannucce e due bibite di queste tre sono orribili! E noi non possiamo fare altro che sceglierne una, così, affidandoci alla fortuna e bere. Se prenderemo entrambi la bibita disgustosa, avremo perso. Ma se uno dei due troverà quella buona, avremo vinto. Quindi non stiamo ancora qui a discutere e beviamo quelle bibite. E voi ragazzi lasciate like qui sotto a questo video se volete aiutarci a fermare il dottor Timothy e volete rimanere in questa casa con noi. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. Allora, se le bibite sono tre e le bibite brutte sono due, la bibita buona è una e noi ne dobbiamo bere due, una ciascuno, significa che uno di noi due deve bere per forza la bibita orrenda. Sì, Eric, non erano così difficili i conti. Oh no, e per quanto sono sfortunato io, sicuramente la bevo io. Non importa, l'importante è che vinciamo. No, importa invece. Quanto sarà orrenda questa cosa? Da una scala, da 1 a 10, quanto sarà orrenda?
Considerando che l'ha fatta il dottor Timothy, direi anche 15. Potrebbe esserci di tutto. Potrebbe persino esserci il vomito. Che schifo. Così. Dai, Eric, devi soltanto berne un po'. Allora, ci sono 3 cannucce. Quali scegliamo? Non lo so. Potremmo andare per colori. Una è verde, una è gialla e l'altra arancione. Qual è quello che ti piace di più? Il verde. Sicuro? Sì. Ma si dice verde vomito. L'arancione. No, l'arancione la voglio io. Sì, io ho deciso, prenderò l'arancione. E io quello bevo. Adesso non mi piace né il giallo né il verde. Che faccio? Dai, Eric, decidine una, forza. Non possiamo stare mica qui tutto il giorno. Dai, allora, il verde, dai, il verde. Sicuro? Il giallo allora. Sicuro, sicuro. Il verde allora. Va bene, abbiamo deciso, ragazzi. Beviamo insieme? Buona fortuna. Ok. Ok, ragazzi. Penso che capiremo subito se è una bibita buona o se è una bibita brutta. Quindi, andiamo! Possiamo anche guardarle. Vediamo. Oh, guardate! Guardate, la mia è azzurra! Sì, è proprio bevanda energetica! Tieni, Eric, rinfrescati un po'. Grazie. La tua era buona. E vediamo. Questa era la tua, invece. Ma ha un colore orribile! Guardate! È vero, c'è del caffè! E chissà cos'altro. E qui ce n'era anche un'altra disgustosa. È verde. Che strano colore. Non voglio proprio sapere cosa c'è qui dentro. Lo sapevo io che sarei stato io a bere quella brutta. Ma per fortuna abbiamo finito. Non devo bere più niente di disgustoso. Adesso tocca a voi. Attorno preparate 2 bibite disgustose e solo una buona. Se entrambi berrete quella disgustosa, io avrò vinto e voi avrete perso. No! Ma perché? Ancora? Ci risiamo. Non è affatto finita. Le sue sfide non finiscono così in fretta. Bene, dobbiamo continuare la sfida tra noi due e sperare di non scegliere le bevande disgustose. Forza, chi inizia per primo a preparare le bevande? Pari miei? 5. Io inizio io. Le preparo io, Dominique, e sarai tu a bere. E adesso esci da questa stanza e lasciami da solo. Ok, mi raccomando, non parle troppo disgustose. Esci, fai fare a me. Vabbè, poco disgustoso. Ciao. Bene, adesso tocca a me. Spero tanto che Dominique vinca per vincere la sfida. Ma se devo fare una bevanda disgustosa, quella bevanda sarà veramente, veramente disgustosa. Iniziamo. Barattolo vuoto e mettiamo questo qui che è del tè alla pesca. Dominique lo adora. Da adesso però ho come l'impressione che se mai dovesse berlo lo adorerà meno. E adesso aggiungiamo una bevanda energetica. Giusto un po'. Sapete, per portare un po' di sapore. Ecco qui. Oh, guardate, è quasi lo stesso colore. E sapete cos'è questo? Sale. Secondo voi sarà buono insieme a queste bibite? Mettiamolo un po'. Oh, un bel po'. Ecco, un po'. Oh no, ma che succede? Già sarà abbastanza disgustoso così, però sapete come si dice? Mettiamo adesso l'oliva sulla torta. La ciliegina. L'oliva. Ecco qui! Aspettate. Ma chi l'ha chiuso? Mettiamo un'oliva, ecco, sì.
Perfetto. E dai, facciamo cadere anche un po' di salamoia. Ah, fantastico. Fa le bolle. Che schifo. E infine diamo una mescolatina. Ecco così. Oh, guardate l'oliva. Ah, quasi dimenticavo. Serve anche una bevanda buona. Della semplice cola, per non sbagliare. Ok. Se non la beve lei, la bevo io. E visto che poco fa la seconda bevanda disgustosa non è stata bevuta e l'ha preparata il dottor Timothy, quindi sarà veramente schifosissima, lasciamo questa come seconda bevanda disgustosa. Perfetto! Ho finito! Dominique! Vieni a bere! Eccomi! Sei sicuro di aver messo lì dentro cose che si possono bere? Penso di sì. O comunque si possono mangiare. Cosa? Niente, niente, bevi e basta. Scegli una delle tre cannucce. Una delle cannucce che nasconde la bibita misteriosa preparata. Ok, Eric, mi metti ansia. Devo scegliere la bibita buona. Posso farcela? Vediamo un po'. Poco fa ho bevuto quell'arancione ed era buona. Ma meglio non rischiare di nuovo. Proviamo quella verde. È un bel colore il verde. Sì, ho deciso. La fortuna mi aiuterà di nuovo. Vado, eh? Quindi quella verde è la tua scelta? Ah? La tua scelta? Qualcosa non va? No, va benissimo, prego. Allora quella gialla. Quella gialla allora, è la tua scelta. Quella verde è la... Quella gialla. Oh, Eric, smettila, così mi confondi. Vedi quella che vuoi. Ok, quella verde. Voglio bere quella verde e sarà sicuramente buona. Te sei convinto? Che cosa? No, niente, scherzavo. Ok, bevo, eh. Ok. Bevo un sorso. Che sarà mai? Non può essere così disgustosa. Vado, eh. Oh, già, non può essere così disgustosa. Scopriamolo. Com'è? No, il divano no! È bruttissima! Cosa c'è dentro? Sa di olive! Brava, te ne intendi proprio! Cosa? Hai messo delle olive in una bevanda? Ma sei impazzito! Cos'è questa cosa? Oh, il sapore è disgustoso, Eric! Perché lo hai fatto? E poi che cos'è quello? C'era anche qualcosa di acido, tipo... schiumoso. Bevanda energetica, tè e sale. Semplice, ricetta della nonna. Fa ancora più schifo adesso che me l'hai letto. Che schifo. Tocca a me. Vai fuori da questa stanza. Ci penso io a preparare delle bibite orrende. Dominique, ma io devo vincere. Te lo ricordi, no? Sarà meglio per te se vinci. Altrimenti saranno davvero disgustose. Ora fuori, vai. Ma come gli è saltato in mente di usare delle cose così disgustose? E io come ho fatto a perdere? Adesso ci rimane l'ultima possibilità. Se Eric non sarà così fortunato da prendere la bevanda buona, avremo perso. Ma non posso fare altro che preparare le bevande. Forza. Bene. Vediamo un po'. Abbiamo tre barattoli. Qui c'è una bibita disgustosa del dottor Timothy che ancora nessuno ha bevuto. Io la lascerei così per com'è. Questa cos'è? È la bibita buona. Cola! Sapete cosa faccio? Lascio questa e cambio il tappo con la cannuccia per confondergli le idee. Questa qui e questa qui. E adesso non resta che preparare una bevanda orribile. Iniziamo con della limonata. Buonissima da sola. Ma se aggiungi qualcosa... Posso mettere del succo di frutta, ad esempio. Alla pera. Con il limone non sarà molto buono. Guardate... Questa è menta. Aggiungiamola. Oh, sta cambiando colore. Mi sembra di star facendo degli esperimenti. Ma secondo me il limone era poco. Aggiungiamo qualche goccia. Perfetto, succo di limone puro. Aggiungiamo anche un po' di spezie. Sono buone le spezie. È proprio disgustoso. Guardate, ha un doppio colore. Finito. Eric, tocca a te. Tu sarai stata tremenda. Lo so, lo vedo dai tuoi occhi. Ma non importa, perché io non devo pensare alle bibite disgustose, visto che io berrò quella buona. Quella buonissima. E dove sei, bibita buonissima? Dove sei? Stai facendo?
Bibita buona, ti troverò. Nah, non riesci a capirlo, così è impossibile. Ci sono così tanti odori qui. Comunque spero proprio che tu riesca a vincere. Dico sul serio. Anche se vorrei vederti bere quella brutta. A te la scelta. Quella arancione, sì. Quella arancione? No. Quella gialla. Quella gialla? No. Quella verde. Quella verde? Oh sì, dai. Quella verde? Io non posso parlare, altrimenti bariamo. Non dico niente. No, quella arancione, sì. Hai deciso? Non ci ho ripensato, quella verde! Quella verde? Quella verde? Hai bevuto? Com'è? È buona! Questa qui è cola! Giusto! Bravo, Eric! Ed è anche buona! Oh, come hai fatto? Ho vinto. Non hai idea di che cosa hai perso. Guarda questa! Cosa c'è lì? Ha un colore molto molto strano. E poi parte gialla e diventa verde. Lo so, sono molto fiera della mia creazione. Ma non ti consiglio di assaggiarla. No, guarda, non ci penso proprio. Abbiamo vinto! Per un soffio, ma abbiamo vinto. E dottor Timothy, tu non avrai mai questa casa, ok? Dominique, facciamo un brindisi. Tieni. No, io quella non la devo, grazie. Sarà per un'altra volta. Dai! D'insieme, 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 d'insieme.